Se ti dicessi che la pillola, quella di Limitless, che ti fa usare il 100% del cervello, esiste davvero, sarebbe una mezza verità, perché per come è proposta nel film, che ti fa scrivere un libro in un giorno, parlare diverse lingue in poco tempo, non esiste. Però esiste qualcosa di simile che sempre più persone nel mondo stanno utilizzando, tra cui sportivi, attori, imprenditori e anche tanti studenti universitari, soprattutto in America. Sto parlando dei nootropi, le cosiddette smart drugs. Sono sostanze che aumentano le prestazioni cognitive come memoria, concentrazione, produttività, creatività, ma anche la motivazione, quindi agiscono da blandi steroidi cognitivi. Poi oltre al cervello hanno effetti anche sulle prestazioni fisiche. Può darsi che tu già prenda qualcosa del genere magari senza saperlo. Il caffè ad esempio aumenta la concentrazione, il cioccolato è un blando antidepressivo e gli omega 3 che si trovano ad esempio nelle noci, nel salmone, migliorano la salute e la funzione cerebrale. Però diciamo che per nootropi si intendono delle altre cose. Ne esistono due tipologie. Premetto che non tutti sono legali, dipende anche in che paese li compri. Molti si trovano facilmente online, per altri invece serve la prescrizione di un medico. Comunque la prima tipologia sono quelli naturali e si trovano sotto forma di integratori. Contengono delle sostanze che vengono estratte da delle piante. Ovviamente da questi non ci si può aspettare un effetto potente, ma nel tempo anche loro migliorano le prestazioni cognitive con pochi effetti collaterali. E si possono trovare anche in Italia in maniera legale. La seconda tipologia invece sono veri e propri psicofarmaci con attività nootropiche. Non vengono venduti liberamente e serve la prescrizione medica. Sono farmaci pensati per risolvere disturbi dell'apprendimento o per trattare malattie degenerative come l'Alzheimer o il Parkinson. Però, siccome migliorano molto anche la produttività e la capacità di lavorare senza sentire fatica, vengono usati anche da molti piloti, chirurghi, amministratori delegati e tutti quei professionisti che fanno un lavoro che richiede molta attenzione per molto tempo. Come funzionano queste sostanze? In tre modi. Aumentano il rilascio di certi neurotrasmettitori, favoriscono l'ossigenazione, perché il cervello per funzionare ha bisogno di ossigeno, e favoriscono la crescita dei neuroni. Diciamo che con quelli più blandi questi effetti sono più lievi e graduali, quindi servono magari settimane o mesi prima che si manifestano. Con quegli altri invece è sufficiente una dose di queste smart drugs per sentire già in 1-2 ore l'effetto in maniera potente. Poi come tutti i farmaci anche questi possono avere degli effetti collaterali, da lievi a più gravi, ma non sicuramente come si vede nel film. E per finire ti dirò un'ovvietà: esistono una serie di pratiche che noi possiamo fare che hanno un effetto nootropo, ad esempio la meditazione, il tipo di alimentazione che assumiamo, ma anche l'attività fisica come quella cardiovascolare che, praticata con regolarità, aiuta il corpo a produrre meglio, a ossigenare meglio il cervello e quindi migliora sul lungo termine le prestazioni cognitive. È chiaro che però non puoi pretendere di correre 20 minuti e diventare Einstein, quindi forse questo è il motivo per cui la gente preferisce comprare una sostanza che ti dia un effetto più forte e in modo più immediato.